scuola media, colloqui del giornalismo. L'ultima escalation del degrado morale, secondo me, l'hanno toccata nel giugno del 1995, quando io fui interrogata in un'aula di tribunale, procedimento a porte chiuse, e l'avvocato di quegli assassini a un certo punto cominciarono a fare una serie di domande rispetto al rapporto che avevo io con mio padre, fino a quando uno di loro arrivò diritto, proprio dritto dritto alla domanda e mi disse: senta, secondo lei che rapporto aveva suo padre nei suoi confronti? Un po' morboso, poco da padre? Dica lei. Io davanti a quella domanda sono rimasta senza parole, perché mi aspettavo che qualcuno dalla corte si alzasse per mettere a tacere quel delinquente, che forse era ancora più delinquente di chi ha sparato. E invece c'è stato il silenzio. Allora io ho capito che avrei dovuto rispondere a quella domanda, mi sono rivolta all'avvocato che me l'aveva fatta e gli ho chiesto se avesse dei figli. E gli ho detto: lei ha dei figli? E lui si arrabbiò dicendomi: questo cosa c'entra, le domande qua dentro le faccio io. Ho detto: no, guardi, io vorrei sapere se ha dei figli, perché se lei ha dei figli io provo pena per i suoi figli ad avere un padre del genere come il suo. E avrei augurato di averne uno come il mio. Da là abbiamo capito che praticamente se volevamo cominciare a vedere qualcuno in carcere, e soprattutto se volevamo cominciare a vedere dignità e memoria per mio padre, ci saremmo dovuti sbracciare. Abbiamo fatto così con la mia famiglia, ci siamo dovuti immediatamente, io non so come dirvelo, comunque penso che forse la cosa più semplice è dirvela proprio in maniera chiara: noi abbiamo dovuto fare delle indagini, noi ci siamo dovuti appostare, io, mio fratello e mia madre, ci siamo dovuti appostare su una collinetta che ci consentiva di vedere dove si riunivano gli assassini e alcuni complici di mio padre, per poterli poi portare ai carabinieri, perché ogni volta che noi ci rivolgevamo ai carabinieri ci dicevano che non c'erano prove, che non c'erano nuovi elementi. Io sono dovuta andare non so quante volte, non so quanti pomeriggi ho passato all'interno della procura di Messina dal 2003 ad oggi per testimoniare la negligenza, l'ambiguità e la mente criminale di un magistrato che si chiama Olindo Canali. Questo magistrato che da prima è stato depositario di tutte le confidenze di mio padre rispetto alle indagini che mio padre conosceva, è stato prima depositario delle sue confidenze, delle sue riflessioni e delle sue paure, dopo è stato il pubblico ministero che ha coordinato le indagini, dopo ancora è stato il pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel processo di primo grado, chiedendo addirittura l'assoluzione per quei delinquenti. Quando dopo 14 anni finalmente è stata messa la parola fine, tra virgolette, su una parte della verità e ci hanno assicurato una parziale verità processuale, e cioè la condanna a 30 anni, avvalorata dalla sentenza della Cassazione che è arrivata appunto nel 99 per il mandante militare Giuseppe Gullotti, e la condanna a 21 anni e 6 mesi per colui che sparò per il killer Antonino Merlino, condanna passata in giudicato anche questa nell'aprile del 2006, quando avevamo cominciato a capire che forse mancavano soltanto pochi tasselli. E considerate che dal 2003 soltanto la mia famiglia grida, non chiede, grida che vengano individuati anche i mandanti tra virgolette di terzo livello, oppure sarebbe meglio dire i mandanti occulti, però io di mandanti occulti non parlerei, perché se vanno al Parlamento nazionale da dentro li trovano, io glielo ho pure indicato qualcuno, eppure tutto questo non è stato preso in considerazione. Quando noi pensavamo di poter cominciare ad arrivare a piano piano ad avere qualcosa in più, due settimane fa un avvocato, che poi tra l'altro anche l'avvocato di Gullotti, il mandante militare del delitto di mio padre, l'avvocato Bertolone, nell'ambito di un'udienza del processo Mare Nostrum, che è un processo che si tiene a Messina da quasi 20 anni, si alza per dire alla corte che da circa, credo il giorno prima, aveva ricevuto nella buca delle lettere una lettera anonima, e in questa lettera anonima c'era scritto che la verità sulla morte del delitto Alfano e su tante altre vicende di mafia accadute nel barcellonese forse non era proprio quella. Chi scrive dice che Gullotti ha commesso tanti delitti per i quali è stato assolto. L'unico delitto che probabilmente non ha commesso
probabilmente è quello di Alfano, e invece rischia di pagare. Altra cosa che il committente, che il mittente, scusatemi, scrive, sapete cos'è? Lui rivendica la sua amicizia con il dottore Rugolo, che è morto lo scorso anno, e il dottore Rugolo era il figlio del boss Cicino Rugolo, ucciso durante una faida di mafia negli anni '80. E lo stesso Rugolo era cognato del boss Ullotti, perché aveva sposato appunto il fratello della moglie del boss. Nonostante tutto questo, nonostante ci sia stata questa... figuratevi che a un certo punto nella lettera anonima l'emittente scrive: sì, mi sono pure sbracato nelle mie attività istituzionali. L'avvocato chiede l'acquisizione agli atti del processo di quella lettera anonima. 2 settimane fa il Tribunale di Messina rigetta questa richiesta. Sapete cosa è successo 5 giorni fa? Che arriva un fax alla Procura di Messina, sempre durante un'udienza, e in questo fax c'era scritto: io rivendico la paternità di quella lettera anonima l'ho scritta io, Olindo Canali. In quale paese normale un magistrato si permette di mandare delle lettere anonime, di mettere in dubbio una verità che è stata accertata con 2 sentenze della Cassazione e passa assolutamente come se nulla fosse? Per quale motivo alla vicenda lo hanno trasferito, lo hanno sollevato dall'incarico e lo hanno addirittura posto sotto stipendio, senza stipendio? Un magistrato del genere ha pagato ed è stato trattato in questa maniera, e invece un magistrato come Olindo Canali, che rivendica le sue frequentazioni con i boss, con i cognati dei boss, manda le lettere anonime e continua a sedersi su quella poltrona. Lui continua a lavorare alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto da 16 anni, sono 16 anni che lui lavora là dentro, io ho raccolto addirittura delle firme per farlo trasferire, non è successo assolutamente nulla. Io voglio capire adesso che cosa accadrà davanti a questa lettera anonima adesso. Perché se non lo trasferiranno neanche questa volta, se non apriranno un procedimento disciplinare, io mi auguro non solo che verrà aperto un procedimento disciplinare, io pretendo che venga processato e mi spererei che venisse espulso dalla magistratura. Perché i ragazzi non possono credere che esista una giustizia con dei riferimenti del genere. Perché questa è la gente che si deve vergognare. Perché altrimenti questo paese non solo cadrà sempre più in basso, ma noi ai ragazzi che cosa potremmo continuare a dire? Credete nella giustizia quando sono questi gli esempi? Un paese che si è ridotto a dover difendere con il proprio corpo, a fare da scudo agli uomini migliori di questo paese. Ma che paese è?